Ragazzi, diamo il benvenuto a Voglia di Volley, a Nicola Pesaresi, libero di Milano. Ciao Nicola, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao, come benvenuto. Stai allora Nicola? Ti è mancato un po', diciamo, non giocare in questo weekend? Ma sicuramente, è stato un weekend un po' particolare per noi e ci è mancato sicuramente la partita, il giocare questa domenica, però sappiamo che la situazione è questa e quindi dobbiamo accettarlo e pensare avanti e positivo. Senti, su questa prima parte del vostro cammino con Milano, se dovessi un po' riassumercelo, come li giudichi tra i tuoi compagni, che voto vi dai? Ma, sicuramente positivo, perché abbiamo iniziato bene la stagione e quindi per questo siamo contenti. È ovvio che questo campionato è un po' particolare, quindi dobbiamo recuperare delle partite come tante altre squadre, però pensando una partita alla volta sicuramente un voto positivo. Bene, Luca, ti lascio la linea. Ma innanzitutto ben trovato Nicola, e fa molto piacere vedere Milano là in alto. Tu naturalmente alle parti alte della classifica peraltro ci sei già abituato, perché comunque hai dei trascorsi a Lubi, hai vinto anche uno scudetto, e quindi l'ambiente di una squadra che sta in alto lo conosci. Ti volevo chiedere se proprio per questo, magari a un gruppo giovane come la tua Milano, tutto sommato, sei una persona che può dare dei consigli. Ah, me lo auguro, perché come hai detto tu, la squadra è molto giovane e quindi sia io che gli altri veterani cerchiamo, veterani tra virgolette, cerchiamo di dare anche sotto quel punto di vista un consiglio in più ai giovani. E per quanto riguarda la posizione in classifica, ovviamente siamo contenti, ma ripeto che è una classifica un po' strana, in quanto tante squadre devono recuperare delle partite, compresi noi, quindi non ci si guarda più di tanto. Ricollegandomi a quello che ho detto in precedenza, ovviamente siamo contenti delle parecchie vittorie che abbiamo ottenuto e andiamo avanti fiduciosi il nostro cammino. Una delle cose più tristi, Marco, scusa, ti rubo solo una cosa. Una delle cose più tristi di Milano in questo periodo qua, sai qual è? Che è già il secondo anno che fate benissimo. Questo poteva essere un anno per consolidare anche l'affetto con la città e invece si gioca a porte chiuse. Vi manca un po' questa cosa? Beh, questo sicuramente è un aspetto negativo di questa stagione, in quanto era il nostro secondo anno in uno splendido palazzetto, uno tra i più belli d'Italia, che dopo tanto tempo finalmente è riuscito ad avere Milano, che è l'Allianz Cloud, e l'anno scorso c'è stato un primo approccio con il pubblico milanese e che aveva risposto anche abbastanza bene, devo dire. E quest'anno questa cosa manca a tutti e manca anche a noi. Beh, sì, immaginiamo che poi giocare in una città come Milano in questo periodo non è così facile, anche appunto per le questioni di vita di tutti i giorni. E io invece volevo chiederti, rispetto all'ultima partita, quella giocata con Padova, si è visto un po' di alti e bassi nella vostra prestazione. Quanto è stato merito di Padova, quanto è stato del merito vostro nell'aver creato certi momenti, salvo poi vincere comunque una partita importante fuori casa? Esatto, hai detto bene tu, è stata un po' una partita strana, in quanto i set che abbiamo vinto li abbiamo stravinti praticamente, i set che li abbiamo persi li abbiamo persi abbastanza meritatamente. Un po' di merito di Padova c'è stato sicuramente, ma credo che ci sia stato anche del merito nostro, soprattutto nel secondo set in cui abbiamo avuto parecchie occasioni per riprendere il punteggio in quanto eravamo sotto da subito e magari cambiare anche quel set, poi sul 2-0 magari potrebbe essere stata più semplice per noi, però con il senno di poi non si sa quasi mai, ecco, quindi ci prendiamo i due punti in un campo che sicuramente non è semplice per nessuno. E Padova è ultima in classifica, ma
gioca comunque bene a pallavolo e quindi è una squadra molto insidiosa. Ragazzi, parlo un attimo con i ragazzi di Voglia di Volley. Avevo preso un attimo così sott'occhio la classifica e finalmente, adesso non vorrei dire che è successo per merito nostro, che magari c'era già e mi sono sbagliato io, ma c'è ufficialmente ora la colonnina delle partite giocate. Attenzione, che adesso sì che la classifica diventa di lettura ancora più semplice. Stavo proprio guardando che Milano, vabbè, a pari merito con Vibo, l'altra grande sorpresa di cui proprio andremo a parlare tra poco, tra l'altro sempre con un tuo dirimpettaio, possiamo dire, Nicola, andiamo a parlare col libero Rizzo. Stavo proprio guardando e sì, stavo facendo i miei conti, dicevo, beh, alla fine sì, ci sono le prime tre davanti, altre tre squadre che se la giocano, vedevo che alle spalle c'è una certa Trento che doveva essere appunto la vostra avversaria con domenica. Ti chiedo se ti ha mancato, diciamo, non giocare con loro, cioè insomma, se dai, avevi voglia di giocare questa partita, e poi ti segnalo che nei vostri social è comparsa la cosa con Trento, dai ragazzi, almeno a Sasso Carte Forbice, ma giochiamola e assegniamo in qualche modo i tre punti. Ti saresti accontentato di quel rischio lì, diciamo, magari facciamo tre punti, o meglio giocare, dai. Guarda, col senno di poi, visto che spesso perdo a carta sasso forbici, è meglio non avere giocato sotto quel punto di vista. E a parte gli scherzi, no, ci è mancato sicuramente giocare una partita, anche perché l'avevamo preparata fino in fondo, insomma, ci stavamo preparando mentalmente a scendere in campo, e quindi è stata un po' una doccia fredda. Però, ripeto, questa è la situazione di questo momento e bisogna anche accettare questa situazione e pensare che prima o poi si potrà recuperare questa partita e ci sarà voglia sicuramente di giocarla il prima possibile o quanto prima possibile. Ti riporto sempre su Trento, già che ci siamo collegati appunto alla sfida che ci deve essere, ci sarà, speriamo, naturalmente a breve. Guardando magari superficialmente quello che può essere stato il mercato di Milano, comunque la situazione di Milano come squadra, ecco, uno vede, la prima cosa che nota naturalmente è che è uscito a Zizzo, uno degli opposti più forti del campionato, che è andato via dalla vostra squadra l'anno scorso per andare proprio a Trento, e voi invece avete preso Ishikawa. Questa è, diciamo, la prima cosa che si guarda quando uno guarda il mercato, no? I due nomi magari più altisonanti potevano sembrare quello. Che ne dici invece degli altri cambi che ci sono stati in rosa? Di che squadra siete quest'anno magari rispetto all'anno scorso? Sì, assolutamente è vero. L'anno scorso Limir ha fatto un grandissimo campionato e lo sta confermando anche quest'anno a Trento. Quindi diciamo che noi avevamo perso un giocatore importante. Però dico anche che i nuovi innesti sono tutti degli ottimi e validi giocatori, e questo oggi un po', tra virgolette, più semplice dirlo, perché comunque stanno giocando bene ed è agli occhi di tutti questa cosa, però io ho notato questa cosa da inizio campionato, in quanto fin da subito si sono integrati bene con noi. Grazie a loro e anche grazie a noi che siamo riusciti a farle sentire subito bene nella nuova squadra. Quindi sono contento, anche Patrì sta facendo una bellissima stagione, è molto bravo, e quindi siamo contenti. Siamo una squadra più equilibrata e ognuno può fare la sua parte. Sì, sulla squadra equilibrata ne avevamo parlato, no ragazzi? Diciamo che possiamo confermare che questa ci avevamo preso stavolta. Luca? Nicola, sì, stavate preparando la partita di sabato con Piacenza. Piacenza è una squadra un po' strana, non riesce ancora a decollare. Su quali punti dell'avversario state lavorando? Ma allora, ancora iniziamo oggi a lavorarci. Piacenza è una squadra sulla carta, hanno detto tutti, è molto forte e si sta riprendendo sicuramente, ancora magari a degli alti e bassi, ma sicuramente è una squadra valida, con degli attaccanti forti, e un altro loro punto di forza sicuramente è la battuta, in quanto hanno dei validi battitori, e noi dobbiamo scendere in campo
come ogni domenica al 100% e cercare di andare un po' a scardinare il loro gioco e sperando di riuscirci. Ho fatto un gran parlare di questa classifica di queste squadre che sono un po' in ritardo, mentre voi siete lassù insieme a Vibo, ma alla fin fin dei conti, no? Mettiamo Civitanova e Perugia sopra, chi è che arriva terzo e quarto quest'anno? Perché Trento è in ritardo, Piacenza è in ritardo, Modena è lì, però ci siete voi, c'è Vibo, i posti sono quelli, eh? Ma è un campionato molto molto equilibrato. Sicuramente Trento ha qualcosa in più e anche Piacenza, io dico. Il campionato è ancora lungo, però si sta dimostrando più equilibrato di quanto potesse esserlo, perché ci aspettavamo dietro grande battaglia tra tante squadre, perché sono tutte ottime squadre con degli ottimi giocatori. E adesso proviamo a inserirci sia noi che altre, tra virgolette, squadre di seconda fascia tra le prime su in alto in classifica. Ovviamente, ripeto, secondo me meglio pensare una partita alla volta, perché qui se si perde una partita che magari non dovresti perdere, ci si ritrova in mezzo alla classifica e ne vinci un'altra, sei terzo, quarto. Quindi una partita alla volta che è ancora molto lunga. Equilibrato il campionato fino adesso. Vai Marco, vai pure. Sì, infatti avevamo detto stesso, appunto, molto equilibrato il campionato, però poi i posti sono quelli, non possono arrivare tutte terze. Guardavamo un po' i vostri risultati, ancora presto forse per fare una valutazione, però abbiamo visto sia voi che in altre squadre poca differenza tra i risultati fatti in casa e quelli fatti in trasferta, soprattutto rispetto agli altri anni. Credi che questa cosa sia annullata per un fattore di pubblico o anche per altri motivi? No, credo che il fattore pubblico faccia la sua parte quando si gioca in trasferta o quando si gioca in casa. E quindi l'assenza del pubblico sotto questo punto di vista ha la sua fetta importante su tanti risultati di quest'anno. E non è più semplice giocare in trasferta, però magari quando negli anni passati c'era il pubblico, magari in un lampo, grazie anche a una giocata della squadra in casa e grazie al pubblico ci si accende, e quindi per la squadra ospite diventa più difficile, e quest'anno questa cosa manca e quindi probabilmente alcuni risultati sono anche dettati da questa mancanza. Ragazzi, intanto io mi collego un attimo e ricorderei che, come al solito, potete interagire nelle varie dirette Facebook FIPA Bologna, Volleyball.it, Radio 1909 e anche sui nostri, sul nostro Voglia di Volley, e al 347-866-1542. Hanno già interagito, intanto, mentre a me crolla, non dico la casa, ma il palazzetto, perché stanno arrivando rumori un po' particolari. Ragazzi, ci scrive Roberto, che ci dice buonguorno a tutti, grande pesaresi, vivaio di Verona, giusto? Quanti anni sei andato a Verona? Ho giocato parecchi anni a Verona. È stata la mia prima esperienza in Serie A, ancora quando non c'era la Superlega, e ho fatto 4 anni consecutivi, poi un anno a Civitanova e poi sono tornato un altro anno a Verona prima di arrivare qui a Milano, quindi 5 anni, sì. È stato un bellissimo periodo. Che ricordo l'anno del ritorno, diciamo, alla casa base, dai, diciamo così, dalla Lube ovviamente. Sicuramente un anno intenso, di belle soddisfazioni e di bei ricordi sicuramente, in quanto comunque eravamo riusciti a vincere sia lo Scudetto che la Coppa Italia, e in generale è una bellissima esperienza, in quanto giocare con grandi campioni, una grande squadra, è molto stimolante. Poi c'è Paolo, un certo, dico per te, dopo sveliamo, che è un certo Paolo Tardio, che dice: ciao Nicola, qual è secondo te il miglior ufficio stampa del mondo?
Senza pressione. Senza pressione. Sicuramente Paolo Tardio. Giusto. Paolo. Senti, a proposito, dai, adesso ci colleghiamo a Paolo, che salutiamo, che insomma ci ha messo in contatto, anzi ci ha proprio dato il tuo contatto. Che società è Milano? Quindi come la giudichi tu anche dal punto di vista proprio puramente societario, quindi togliendo per un attimo i panni da giocatore, o comunque per un attimo guardando, togliendo per un attimo il campo in generale, a livello di squadra, a livello comunicativo, com'è l'ambiente? Lo giudico sicuramente in maniera positiva, una società che ha voglia di crescere, di stare lì il più in alto possibile, cercare di fare le cose nel miglior modo possibile. Ovviamente si può migliorare, ma io sono contento di far parte di questa società e di conseguenza far parte della squadra di Milano. Ragazzi, beh, volevo chiedere, approfittavo di Nicola per chiedergli questa cosa qua. Lui è un ragazzo di Loreto, no? Tutto sommato, poi è stato a Verona, è stato al Club Italia, e non mi ricordo se il Club Italia in quel periodo fosse fisicamente a Roma o nei centri sportivi limitrofi. A Bracciano, eravamo a Bracciano. Infatti, quindi, a Bracciano, esatto, quindi Roma era un'altra cosa. Ecco, un uomo di Loreto, dalla Madonna Nera alla Madonnina di Milano. Milano è tutta un'altra cosa. Come stai vivendo questi 3 anni milanesi? Cosa fai? Come la vivi questa esperienza nella grande città? Allora, intanto sono nato a Loreto, ma sono di un paesino vicino a Macerata. Però, ritornando alla tua domanda, Milano è una città davvero interessante. Sempre ci sono tanti cambiamenti, sempre in movimento, e ci sono tante cose da fare ed è bellissimo viverci. E oltre che viverci, giocarci è ancora più bello. E mi ha sorpreso davvero tanto come città. Io non la conoscevo tantissimo e devo dire che è molto bella come città. Dinamica. Ah, dinamica. Dinamica è molto un aggettivo notturno, però che non si addice a questo periodo, possiamo dirlo. No, ma in generale in questo periodo non solo notturno, ma anche di giorno. Purtroppo è un momento particolare. Milano e la Lombardia credo abbia subito moltissimo questa cosa, un po' come il resto d'Italia ovviamente, e qui si sente forse un po' di più, però speriamo di tornare tutti come prima o meglio di prima. Roberto ti chiede se avere un presidente ex giocatore lo trovi un vantaggio per chi scende in campo. Ah, non lo so se è un vantaggio, però il nostro presidente è sempre molto lucido, tranquillo, pacato e una grande persona sotto questo punto di vista con noi giocatori. Luca, tu invece so che sei sempre attento ai giocatori o poi anzi ai presidenti, diciamo ex giocatori, che ne dici? Dai, che visto che ti sei espresso più volte. Sì, no, il presidente Fusaro è la classica espressione di una pallavolo di un tempo, quindi brava gente, brave persone, con solidità alle spalle, una buona moralità. Poi è amico anche del presidente Biden, quindi insomma, del neo presidente Biden, quindi non si può dire nulla su Fusaro. No, poi scherzi a parte, un grande merito che ha avuto questo presidente, secondo me, è stato quello di investire su Milano per anni, quando Milano non aveva un palazzetto e la squadra ogni stagione doveva cambiare impianto, facendo sì che non potesse fidelizzare, che non potesse in nessun modo consolidarsi nella città. E nonostante questo, è vero che non c'erano le retrocessioni, però comunque è rimasto lì e ha continuato a investire. I risultati magari non hanno pagato sul campo, ma questo ha fatto sì che lui potesse costruire anche una struttura che adesso è comunque una struttura invidiabile, perché comunque tutto sommato hanno una struttura a fianco del palazzetto, hanno gli uffici lì, il palazzetto tutto sommato ne hanno un accesso diretto in un impianto che è stranuovo ed è un vanto, è un gioiello della pallavolo italiana.
insomma, secondo me al presidente Fusaro ha fatta una piccola statua, sia come ex giocatore di Milano che come presidente. Nicola, la speranza è che insomma, possiate tornare dal palazzo, cioè, fisicamente al palazzetto presto e soprattutto con tanto pubblico a supportarvi, no? E tra l'altro tu fai un ruolo, poi dopo ti soltiamo un'ultima domanda, è un ruolo molto emotivo, io personalmente lo giudico il libero, cioè dove serve particolarmente stare sul pezzo e avere molta carica. In quel senso ulteriore, cioè quindi proprio da libero invece, ti manca ulteriormente il pubblico? Allora, io aggiungo alla tua parte che è vero che deve essere un po' il motore o avere quella carica emotiva appunto per la squadra, ma dall'altra parte anche la calma e la rilassatezza delle volte per tranquillizzare un momento o una situazione particolare. Quindi è un mix di queste due cose. Ovviamente senza pubblico è più difficile magari galvanizzarsi o non so, esultare, però è il nostro lavoro, sport e passione e ci riesce lo stesso, non in egual misura, ma ci galvanizziamo tra di noi, ecco, in questo momento. È ovvio che speriamo che il prima possibile possa tornare il pubblico, però probabilmente non è per questo momento storico, quindi siamo contenti intanto di poter continuare e vogliamo cercare di continuare questa stagione, questo sì, e poi per il futuro ovviamente riabbracceremo quando si potrà il pubblico nei palazzetti. E speriamo naturalmente molto presto. Grazie Nicola Pesaresi, libero di Power Volley Milano. Ci speriamo di risentirti presto, dai, di tornare a parlare anche di partite più recenti, dai, senza dover ripercorrere le ultime due settimane. Va bene, volentieri. Ciao Nicola. Ciao. Grazie, ciao, Nicola. Buona giornata.